argomento ancora e parliamo adesso di sanità. L'attuale proposta di riconversione dell'ospedale Umberto I di Mottola è l'unica in grado di dare un significato funzionale vero alle risorse pubbliche che sono state impegnate. Così il direttore generale dell'ASL di Taranto, Domenico Colasanto, che risponde ad alcune polemiche che erano state sollevate dai sindaci del versante occidentale della provincia di Taranto, sindaci che fanno capo al Popolo della Libertà. L'opinione pubblica e i cittadini di Mottola conoscono già la verità sul locale ospedale. Non è più un ospedale per acuti da quando il cosiddetto piano di riordino della Giunta Fitto ne decise la riconversione in ospedale di lungo degenza a riabilitazione. Non tarda ad arrivare la replica del direttore generale della ASL di Taranto, Angelo Domenico Colasanto, dopo la visita dei sindaci del versante occidentale e dell'onorevole Franzoso nell'ospedale Umberto I. In una nota stampa il direttore generale dichiara a gran voce che avrebbe gradito almeno di essere informato sulla visita, non essendosi mai sottratto ai doveri istituzionali nei confronti dei sindaci, dei consiglieri regionali e dei parlamentari. Quando il sindaco Quero afferma che l'ospedale è stato inaugurato nel 2004, continua Colasanto, dimentica di aggiungere che il manufatto non era stato completato. Comunque al progetto di riconversione non era stata data nessuna ipotesi di organizzazione strutturale, non c'era cioè alcuna idea di sviluppo e organizzazione della funzione riabilitativa. Dell'intero progetto il sindaco di Mottola è sempre stato informato, continua il direttore generale, e si è sempre dichiarato in pieno accordo. Non dubito di quanto il sindaco Quero ha affermato nella conferenza stampa circa il colloquio con il presidente della commissione parlamentare, l'onorevole Leo Luca Orlando, ma allo stesso presidente io personalmente ho illustrato il progetto aziendale ricevendone l'approvazione. La proposta organica di riconversione presentata, conclude Colasanto, è l'unica in grado di dare un significato funzionale vero alle risorse pubbliche impegnate per la realizzazione della nuova struttura. Il vero spreco è stato quello di avviare un progetto di costruzione senza sapere con precisione la mission che la struttura doveva avere e mantenere in piedi una parvenza di funzione assistenziale che serve più ai dipendenti che agli utenti.